La gente normale. Durante la ricreazione, Lorenzo ha detto a Margherita che lei non è normale. Cosa vuol dire essere normali? Chiede Margherita ai suoi genitori. Vuol dire assomigliare a tutti gli altri, fare quello che fanno tutti, le spiega suo padre. Io voglio essere normale, pensa Margherita. Margherita decide di studiare attentamente i bambini della sua classe per capire come si comporta la gente normale. Tutte le sere annota quanto ha osservato durante il giorno su un piccolo quaderno. Incomincia dall'aspetto fisico. Margherita nota che la maggior parte delle bambine ha i capelli lunghi, tranne Lisa e Greta, e che, all'infuori di Elia, tutti i bambini hanno i capelli corti. Poi annota sul suo quadernino: le bambine normali hanno i capelli lunghi, i bambini normali hanno i capelli corti. E aggiunge a mo' di conclusione: quindi Lisa, Greta ed Elia non sono normali. Margherita si interessa poi al modo in cui i suoi compagni incrociano le braccia dopo aver terminato gli esercizi di matematica. Hanno quasi tutti la mano destra sopra e la sinistra sotto, ad eccezione di Samuele, Marina, Maya, Gianluca, Ettore, che addirittura mette entrambi le mani sotto le ascelle. Osservazione del giorno. La gente normale incrocia le braccia mettendo la mano destra sopra. Conclusione del giorno. Quindi Samuele, Maya, Marina e Gianluca non sono normali. Ettore è ancora meno normale degli altri. In mensa è il giorno delle patatine! Margherita identifica due gruppi, quelli che mangiano le patatine con il ketchup e quelli che preferiscono la maionese. Margherita è seccata, conta e riconta più volte. Sembra che ci sia lo stesso numero di bambini nel gruppo maionese e nel gruppo ketchup. Allora chi è normale, i maio o i ketchup? Per fortuna c'è Matilde. Matilde però non può mangiare le patatine a causa della sua allergia. Osservazione del giorno. La gente normale mangia le patatine. Conclusione. Quindi Matilde non è normale. Margherita continua ad analizzare il comportamento di ciascuno in diverse circostanze. Alla fine della settimana scrive una lista delle sue conclusioni. Fa due gruppi e vi colloca tutti i suoi compagni. Il risultato è chiaro. C'è solo un bambino normale in classe ed è Lorenzo. Margherita guarda i due gruppi. Qualcosa non torna. Allora si mette a spiare Lorenzo per capire se non ci sia veramente qualcosa di anormale anche in lui. Annota tutti i minimi gesti, come dondola le braccia quando cammina, il suo modo di tenersi la pancia quando ride, il ridicolo, assurdo ricciolo che fa le F come nessun altro. E alla fine capisce. Ma certo, è evidente. Se Lorenzo fa i riccioli alle F come nessun altro, vuol dire che presto deve annunciare la bella notizia ai suoi compagni. Prima di correre da loro, saltellando, corregge la sua lista e aggiunge un'ultima riga nel suo quaderno. Conclusione finale: la gente normale non esiste.